Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove News. Non porto un video di questa categoria da almeno 9 mesi. Oggi dovevo fare un altro video, infatti si chiama Errore in questo video, dovevo portare questa di qua, la ricomprerò sicuramente, per la versione della sfida di Roblox di non morire. Ma purtroppo ho dovuto rinviare perché domani mattina lavoro, dovevo essere libero e alla fine purtroppo sono impegnato. Ma comunque dovrebbe essere. No, manco se tolto. Dicevo, praticamente dovevo fare quel video, ma purtroppo imprevisto alla fine domani mattina lavoro e di conseguenza, non sapendo se poi mi sentivo male, non potevo fare quel video. E allora, come da titolo comunque, andremo a trattare un argomento abbastanza delicato, e cioè gli energy drink, perché già ho parlato varie volte nel canale, varie volte vi ho detto comunque. Comunque di non abusare di energy drink. Quelle che andrò a leggervi comunque adesso sono due notizie, una del 2017 e una di quest'anno. Quella di quest'anno però si tratta a quanto pare di uno scherzo finito male. Allora, vi metterò anche, come ho fatto penso in quei video tempo fa, i link sotto dell'articolo. La notizia sto leggendo dal sito ilgiornale.it, notizia del 2017, e riporta questo titolo: USA, 16enne beve 3 bevande energetiche e muore per eccesso di caffeina. Ora, chiaramente, prima che leggo l'articolo, mi sembra una cazzata che sia morto per la caffeina, perché proprio se ne dovrebbe abusare veramente troppo. È probabile che abbia avuto un arresto cardiaco, un attacco cardiaco, forse soffriva in minima parte forse di cuore, e di conseguenza, secondo quale energy drink ha bevuto, ha avuto un aumento eccessivo chiaramente di battiti e ha avuto praticamente l'infarto, tipo. Logicamente vediamo se si sa cosa ha bevuto, perché logicamente dipende, perché se ne ha bevute 3 piccole mi sembra impossibile che sia voluto morire, ma se ne ha bevute 3 grandi la cosa è diversa. Comunque andiamo a leggere. Un ragazzo di 16 anni è morto per eccesso di caffeina. Aveva bevuto 3 bevande energetiche in meno di 2 ore. Ok, non mi fa capire nulla. Ci sono delle immagini, ma non mi sembrano lattine grandi, però. Ma si capisce almeno qual è la marca? Allora, uno studente americano di 16 anni è morto per eccesso di caffeina. E questo l'esito dell'autopsia eseguita su Davis Allen Cripe, deceduto il 26 aprile durante una lezione in un liceo della California del Sud. Il ragazzo, che pesava 90 kg, non mi levo tanto, di 15 kg, perché io sono 105 kg per ora, aveva assunto 3 bevande a base di caffeina nel giro di 2 ore. Un caffè latte acquistato al McDonald's. Scusami un attimo, aspetta. Un caffè e latte acquistato da McDonald's, una confezione grande di Diet Mountain Dew, bevanda gassata con alta concentrazione di caffeina e una bevanda energetica. È strana sta cosa, scusate, perché qui parla di 3 energy drink. Cioè, l'articolo è scritto male o sbaglio? Perché qui, cioè, non l'ho ancora aperto fino ad ora, per questo infatti sto aprendo adesso, sto leggendo adesso con voi. Cioè, prima qua dice assunto 3 bevande, 3 bevande a base di caffeina. Ma allora perché scrivere nel titolo 3 bevande energetiche? Che poi di energetiche ne ha una. E
una bevanda energetica. Allora, poi ha avuto un malore in classe poco prima delle 14:30 ed è morto alle 15:40. Dall'autopsia non sono emersi problemi cardiaci precedenti e non è risultato che il ragazzo soffrisse di particolari patologie. Ora, di per sé avrebbe senso che è morto per la caffeina, perché qui sta parlando, ha scritto che ha bevuto una energy drink, che se piccola non fa niente. Poi ha bevuto un caffè al latte a questa McDonald's, e anche lì non fa niente se bevi comunque solo un energy drink piccola. È un caffè, una cosa a caffè, non fa male. Io non capisco questa cosa di lì, perché qui puoi specificare, più in alto che ho detto prima, una confezione grande di Diet Mountain Dew. In che senso una confezione grande? Cioè, qui stiamo parlando che ne ha bevuta una mattina o quattro serattine? Perché se ha seduto serattine di Mountain Dew, la cosa è diversa. Secondo il medico legale della contea di Richard, Gary Watts, tutta quella caffeina assunta in così breve tempo gli avrebbe causato un'aritmia. Aveva assunto talmente tanta caffeina che gli ha provocato un'aritmia, ha spiegato in una conferenza stampa. L'allarme. Questa non è una overdose. Questa è una sostanza. Questa non è una overdose. Sappiamo, abbiamo perso Davis con una sostanza del tutto legale, ha spiegato il medico Watts. Il nostro obiettivo è di far sapere alla gente, soprattutto ai nostri ragazzi che vanno a scuola, che queste bevande possono essere pericolose e di stare molto attenti a quante ne assumono nell'arco della giornata. Perché è logico, non è che fanno male queste bevande, come gli energy drink non fanno male. Logicamente, se fai abuso, tutto fa male, chiaramente. Bisogna stare attenti al loro consumo, esattamente come si fa con l'alcol o sigarette. Anche se paragonarle alle sigarette sono una cosa secondo me peggiore. Il consumo di bevande energetiche ricche di caffeina tra gli adolescenti sta dilagando non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Ok. A consumare abitualmente sarebbero poco meno di un adolescente su tre. La maggior parte delle bevande energetiche, secondo l'app, contengono una dose di caffeina equivalente a 3 tazze di caffè e fino a 14 cucchiaini di zucchero. Ora, chi ha scritto questo articolo è un coglione, scusatemi la parola, perché allora, per quanto riguarda le 3 tazze di caffè, ha scritto giusto, perché di solito l'energy drink anche piccolo o corrisponde a 2 o anche a 3 piccole tazze di caffè. Ma andare a scrivere 14 cucchiaini di zucchero è un coglione, perché esistono le bevande, le Monster Ultra, ma anche comunque le energy drink e zero zuccheri, quelle non hanno zuccheri. Quindi che cazzo va a scrivere 14? Ci sono sì quelle che hanno gli zuccheri, ma quelle che hanno solo il dolcificante. Ma vabbè. Andiamo alla notizia che mi è spuntata per qua. Ed è una notizia riguardante il mattino.it. E questa cosa è molto strana nella notizia riguardo. E allora qua dice: cocaina rosa nella lattina della bibita energetica. E questo è strano. Ragazzo di 14 anni morto avvelenato. L'ipotesi, scherzo per un video social. Se sentite il rumore, è la tenda della zanzariera, ma comunque la vedete che si muove perché c'è vento e fa fresco e quindi la lascia aperta qua la finestra. Allora, il ragazzo e due amici erano insieme ad altri giovani che avevano conosciuto su Instagram e che hanno messo la droga nella bevanda senza che se ne accorgessero. Un gioco finito in tragedia. Questa è la ghiacciante ipotesi dietro la morte per avvelenamento di un ragazzo di 14 anni che aveva bevuto una lattina di energy drink nella quale erano stati aggiunti 2 grammi di cocaina rosa, o Tusi, una droga composta da una miscela di sostanze come la chetamina. Secondo le autorità, il giovane sarebbe morto dopo essere rimasto vittima di uno scherzo crudele organizzato da alcuni coetanei conosciuti su Instagram e che aveva incontrato di persona per la prima volta nella serata di venerdì.
I genitori del 14enne hanno presentato una denuncia alla Polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto con l'ipotesi di omicidio. I video sui social, infatti, i fatti sono accaduti intorno alle 11 di sera di venerdì scorso nei pressi della stazione della metropolitana Los Espertates di Getafe, Madrid, quando il ragazzo e gli amici si sono incontrati con altri giovani conosciuti su Instagram. A quanto pare questi ragazzi avrebbero messo 2 grammi di tussi in una tartina senza che il minore e i suoi amici se ne accorgessero. Successivamente, sconosciuti sono fuggiti attraverso la metropolitana e hanno pubblicato sui social network un video, poi eliminato, in cui raccontavano la loro impresa e prendevano in giro la vittima. Che bastardi, però. Il ragazzo è morto nel giro di pochi minuti, avvelenato dai mix letali di droghe. Cioè, praticamente sono state tipo delle persone che ha conosciuto follower, non so se che fossero state dei follower che lo hanno ucciso, perché proprio addirittura hanno festeggiato, cioè letteralmente. Per fortuna non riguarda, per quanto riguarda l'abuso di energy drink, però ripeto, la cosa è abbastanza grave comunque. Prima che concludiamo, voglio guardare se ci sono altre notizie, sempre di Energy Drink, magari recenti. Ok, qui ce n'è un'altra. Ce ne sono tante notizie. Quindi 2017-2024. Questo di qua non so dire se la notizia potrebbe essere affidabile perché il sito non lo conosco, meno se me la apre. Ok, il sito si chiama infobae.com. Un ragazzo è morto a Matamoros dopo aver bevuto una bevanda energetica. Pancito beve, ma qua hanno scritto per scritto male, beve. Beve, 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 beve erroneamente un bicchiere di Monster Energy. Ah, con la Monster! Attenzione, questo ci ricorda anche la Monster. Che apparteneva a suo cugino. Il che gli fece iniziare le convulsioni fino a svenire. Dopo 6 giorni di coma è stata segnalata la morte di Francisco Cervantes, un bambino di 6 anni. 6 anni aveva. Ma stiamo scherzando? Di 6 anni di Matamoros, Tapaulipas, giovedì, che ha consumato erroneamente una bevanda energetica. E il 16 aprile Pancito stava visitando la casa di sua nonna quando beve da un bicchiere che era sul tavolo contenente la bevanda Monster Energy, che apparteneva a uno dei suoi cugini. Secondo il suo parente, ha subito iniziato a contrarre convulsioni fino a svenire. Per questo motivo è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Alfredo Puma Regio, dove è stata diagnosticata un'intossicazione e successivamente, il 19 aprile, la morte cerebrale. Nonostante ciò, Jessica Cervantes, madre del bambino, si rifiutò. Ma che sta succedendo? Si rifiutò di disconnetterlo dalle macchine per l'ossigeno che lo tenevano in vita. Tuttavia, ha riferito oggi ai media locali della sua morte, dopo aver ricevuto la massima attenzione da parte del personale assegnato. Vale la pena ricordare che in questi giorni i parenti avevano ricevuto anche donazioni dalla popolazione, poiché la madre è disoccupata, per cui hanno ringraziato i cittadini che si sono uniti alla loro causa per il nobile gesto. A questo proposito, il capo di ministro della salute di Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, ha affermato che al momento non è possibile deferire le cause della sua morte, ma che sono in corso le varie diagnosi e studi medici per determinare cosa ha causato la perdita della vita del bambino. Allo stesso tempo, il funzionario ha aggiunto che il caso è già stato consegnato alla Commissione federale per la protezione contro i rischi per la salute per svolgere le indagini pertinenti. Ora, la questione in questo caso è: ma in questo caso sicuramente si è trattato sicuramente di un incidente, perché sicuramente comunque il cugino l'aveva lasciato erroneamente sul tavolo sto bicchiere di mossa, non l'ha fatto apposta. Essendo un bambino quello, non capendo che potesse essere una bevanda che potesse
poteva comunque bere, l'ha bevuta e logicamente è successo quello che è successo. Cosa più probabile, parliamo che c'è gente che consuma energy drink a 11 anni o 10 anni, che come dico io sempre dovete avere almeno 14 anni per consumare energy drink, e non dico di berne una lattina intera, magari berne, che so, se è una Monster metà un giorno e metà l'altro giorno, se è una lattina più piccola anche tutta in un giorno, dopo i 18 anni anche consumarne un'intera o anche di poco di più, ma da 14 anni in su quel numero. Cioè, sicuramente quello che è successo è che il bambino, essendo che aveva 6 anni, sicuramente, già calcolate che comunque i bambini più piccoli, fino all'età per supplemente di 10 anni, perché ha studiato, penso, non so se biologia, scuola, parto comunque del corpo umano, dovreste sapere che comunque i bambini più piccoli, poi con l'avanzata dell'età, che succede? Che praticamente le più piccole di tutti, i battiti del cuore sono molto più accelerati, che poi col passare degli anni sono meno frequenti, cioè cominciano a diminuire. Quindi calcolatevi questo: il bambino era piccolo, quindi doveva avere i battiti comunque regolari, comunque molto forti, molto accelerati. Cioè, bersi un energy drink l'ha completamente stroncato. Che dire, cioè, non me l'aspettavo sta cosa, veramente. Vi lascerò comunque in descrizione il link di tutte e tre le notizie. Sicuramente, se scoprirò altre notizie, chiaramente non di Energy Drink perché questo video mi ha trattato questa cosa, ma altre notizie comunque di altri fatti, per esempio, che so, estate, che l'ho bevuta adesso per il video, o patatine, chiaramente patatine, parlo per esempio Pringles o altre marche. E logicamente ne parlerò comunque qua nel canale. Se questo video vi è piaciuto, vi lascio un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! In ogni caso, comunque, prima che concludo, se tutto va bene, se è domenica, forse domenica sarò libero, forse, probabilmente registrerò sabato sera la challenge con l'estate. Quindi, sto registrando questo video venerdì o giovedì, aspetta un attimo, fatemi giovedì sera sto registrando, ecco. E uscirà comunque questo video, vedete, penso venerdì. Poi sabato sera dovrei registrare l'altro, in teoria. Forse dipenderà come sono messo per domenica. Comunque vi saluto e ci vediamo alla prossima.